Ciao a tutti, oggi siamo qui perché rifaremo gli orecchini Ghirlanda Round, che per l'occasione ho rinominato Ghirlanda Round Reloaded, quasi uno scioglilingua, ma sono, è vero, reloaded, quindi ricaricati perché ricaricherò il video, ma anche un po' revolution perché ho cambiato il modo in cui li realizzeremo, molto più pratico, molto più semplice, vedrete, vi piacerà e mi auguro che vi piacerà anche il risultato perché vi assicuro che adesso sono di maggior, come dire, garanzia. Di successo, di riuscita, perché ho fatto tante prove, ho cambiato anche la disposizione delle rocaille. Non ci saranno le rocaille 15-0, ma solo le 8-0 che vedete qui in questo colore che spicca il Matte Duracoat Galvanized Champagne, e poi le 11-0, e quindi saranno davvero molto più semplici e molto più sicuri. Perché a me è dispiaciuto tanto che ad alcune di voi non siano riusciti, ed effettivamente anche a me non sono riuscite queste prove che ho fatto dopo le due, che invece erano venute bene, quindi avevo pensato di poter realizzare tranquillamente il tutorial, ma non era così. Quindi se vi fidate di me, sappiate che io ho fatto davvero tante prove questa volta per essere certa del risultato. Vi faccio vedere infatti che avevo provato a fare questa versione, guardate, piatta, e in più comunque vi spiegherò anche come realizzare questo perno, che è un'incastonatura simile alle altre che ho fatto di recente qui sul canale, di un rivoli da 12 mm. Se vi va potreste fare con me questo perno, sempre con il perno incastonato in maniera obliqua per stare bene nel momento in cui lo indossiamo. Di questo non ho potuto fare l'altro, non ho potuto completare la coppia perché mi sono finite queste rocaille 8-0 e non me ne ero accorta e dovrò ricomprarle. Intanto vi faccio vedere che ho fatto un'ulteriore prova che mi serve a spiegarvi anche un'altra cosa. Ecco qui, questi sono quelli tutti nella versione copper, e guardate, anche questo orecchino è piatto, qui ci sono i perni semplici, come vi ho detto, che potrete comunque mettere. Però una cosa importante che vi dirò dopo nel tutorial è di, mentre realizziamo questi cerchietti qui, quelli con tutti i cipollotti 3x4, no, con tutti i cristalli cinesi 3x4, assolutamente questi con i cipollotti piccoli non dobbiamo ripassarli, perché nel caso in cui li ripassiamo, come ho fatto io qua, già ecco l'orecchino poi non verrebbe bene, inizierebbe a inarcarsi. Questo perché ve lo dico? Perché tante volte anche un semplice dettaglio come questo può compromettere la riuscita dell'orecchino. Ma se noi facciamo tutto con lo stesso metodo, tutto uguale, vedrete che stavolta gli orecchini ghirlanda riusciranno, saranno gli orecchini ghirlanda round, spero, definitivi. E quindi io adesso vi lascio appunto alla spiegazione, anzi all'elenco dei materiali. E poi possiamo iniziare a realizzarli veloci, veloci, veloci. Per realizzare questi orecchini serviranno due perni e ovviamente dei perni normali nel caso in cui non vogliate realizzare l'incastonatura del rivoli. Altrimenti serviranno questi perni qui che sono da incastonare. La piastra che vedete qua davanti misura 8 mm, ma ancora meglio se avete quelli da 6 mm. Poi serviranno due rivoli da 12 mm, qui ce n'è solo uno perché l'altro l'ho utilizzato. Poi serviranno 80 cristalli cinesi alias cipollotti da praticamente 3x4 mm, mentre ne serviranno 16 della misura 6x4 mm e 10 della misura 6x8 mm. Poi serviranno le rocaille Miyuki 8-0, e queste sono nel colore Matte Duracoat Galvanized Champagne, e poi le rocaille Miyuki 11-0, e queste sono nel colore Duracoat Galvanized Dusty Orchid. Poi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm, che io sempre vi consiglio e che vi spiego come far passare nella cruna del lago sotto nell'info box, e vi metterò anche il link del sito Semplici Bijou che ha questo filo appunto. E poi servirà un ago numero 11 della Pony. A tra poco! Ora mettiamo sul lago, guardate, io ho incominciato da qui, innanzitutto i cristalli 3x4, però prima mettiamo una rocaille 8-0, poi mettiamo un cristallo 3x4, poi come vedete qui una rocaille 11-0. Poi abbiamo questa sequenza in cui prima di arrivare all'altra rocaille 11-0, guardate, ci sono 8 cristalli 3x4. Questo è importante, questo passaggio è davvero importante. Quindi noi metteremo la 11-0 e dopo un cristallo 3x4 alternato
alla rocaiotto 0, ma saranno 7 rocaiotto 0, 8 cristalli 3x4, perché poi ci sarà di nuovo la rocai 11 0, che vedete qui. Detto questo, poi aggiungiamo l'altro cristallo 3x4, in tutto saranno 10, tralasciando, come dire, il fatto dell'intervallo diverso che c'è tra di loro, ma in tutto saranno 10. E poi abbiamo il cristallo 4x6 mm, la rocai 8-0 e il cristallo 6x8 mm, la rocai 8-0 e l'altro cristallo 4x6 mm. Quindi questa è la sequenza. Così come la vedete, la cosa importante a cui fare attenzione sono le rocaie 11-0 che dobbiamo mettere. Ora portiamo quasi tutto alla fine del filo, io già l'ho fatto, e chiudiamo a cerchio insieme. Ci vediamo tra un po'. Ecco, come vi dicevo, chiudiamo a cerchio facendo così, avvolgendo sulle nostre dita le perline e andiamo ad attraversarle. E quindi a cominciare dall'8-0, il cristallo 3x4, rivediamo il passaggio quindi, no? La 11-0, molto importante, poi tutta la sequenza dei cristalli 3x4, ma con le 8-0, che saranno 7, queste qui, e poi ci sarà di nuovo la 11-0, ma intanto attraversiamole. Ecco qua la 11-0 e poi i cristalli più grandi in quest'ordine che vi ho fatto vedere. Tiriamo il filo poi ve lo scriverò in sovraimpressione, l'ho tagliato di 160 centimetri. Ora qui si è impigliato. Sistemiamo, attraversiamo ancora queste due perline genericamente definite che non abbiamo attraversato. E ci ritroviamo così. Quindi ci troviamo con il filo che i due capi del filo che si congiungono e qui facciamo due nodi. Così. Facciamo l'altro. Adesso ci vediamo qui tra un attimo. Ecco qui, prendiamo l'ago apribile e andiamo a inserirci qui, quindi con il capo corto nell'ago apribile, perché andiamo a praticamente nascondere il capo corto del filo andando in questa direzione importante, quindi nella direzione dei cristalli grandi. Così. E poi tagliamo il filo. E questa è fatta. Poi, ovviamente, col nostro ago invece andiamo a inserirci e facciamo attenzione, andiamo a inserirci qui nel cristallo 3x4, proprio quello che viene dopo la 11-0. Ci troveremo così. Ad uscire da questo cristallo, vi faccio vedere bene, e mettiamo sul lago adesso 4 cristalli 3x4. Eccoli, e con questi ci andiamo a inserire nello stesso cristallo dal quale stiamo uscendo, ma dal verso opposto. Andiamo però direttamente ad attraversare anche la rocaiotto 0 e anche il cristallo successivo per uscire da quest'ultimo. Tiriamo il filo. Ora, cosa importantissima, come vedete, stiamo uscendo già dal cristallo successivo, non dobbiamo assolutamente ripassare questi passaggi, non dobbiamo ripassarli, andiamo avanti, facciamo il passaggio successivo. Il passaggio successivo è questo. Prendiamo 3 cristalli cinesi 3x4 e andiamo a inserirci in questo cristallo. Questo che viene qui, guardate che stava verso l'alto, che è però del fiorellino, tra virgolette lo chiameremo così, del fiorellino precedente, in questo cristallo qui, perché poi avremo questo, avremo quell'altro che è già sul lavoro e per questo ne aggiungiamo solo 3, perché dobbiamo sempre formare i fiorellini di 5 cristalli. Quindi
Quindi adesso andiamo a inserirci non nella rocaia 8.0 certamente, ma nel cristallo cinese, lo stesso dal quale stavamo uscendo, ma dall'altro lato. Qui il filo esce dall'alto, noi ci inseriamo dal basso verso l'alto e andiamo naturalmente già nel cristallo successivo, perché come vi ho detto non dobbiamo assolutamente ripassare questi passaggi. Tiriamo il filo e ci troveremo così. E come vedete abbiamo il secondo fiorellino con i cristalli 3x4. Tiriamo comunque bene il filo, ma andiamo avanti senza ripassare. Lo rifacciamo e lo rifaremo in tutto per 8 volte, ma lo facciamo insieme. Prendiamo i cristalli 3x4 e andiamo a inserirci nel cristallo, questo qui che si trova verso l'alto del fiorellino precedente, e direttamente nel cristallo successivo, senza assolutamente passare per l'8.0. L'8.0 la ignoreremo, ma invece attraversiamo questo cristallo, l'8.0 che segue e il cristallo successivo, per andare sempre ad uscire già dal prossimo nostro punto di partenza, che è il cristallo successivo. Per ognuno di questi 8 cristalli che è racchiuso tra le 11.0, noi andremo a fare un fiorellino tutto di cristalli 3x4, di cipollotti 3x4. Quindi andiamo avanti. Prendiamo i 3 cristalli 3x4, andiamo qui nel cristallo del fiorellino precedente e poi nel cristallo dal quale stiamo uscendo, ma dal basso verso l'alto, e poi andiamo ancora avanti, come vedete, nel cristallo successivo, ad uscire già dal cristallo successivo. Tiriamo il filo, abbiamo fatto 4 fiorellini, dobbiamo andare ancora avanti. Prendiamo gli altri cristalli 3 e andiamo a inserirci nel cristallo del fiorellino precedente e poi nel cristallo che viene dopo. Attraversiamo anche la rocaiuto 0 e il cristallo successivo. Tiriamo il filo e avremo l'altro fiorellino. Guardate com'è più comodo questo tipo di lavorazione. Andiamo avanti, prendiamo i 3 cristalli e andiamo a inserirci sempre nel cristallo del fiorellino precedente, nel cristallo dal quale stiamo uscendo, tutto in un solo passaggio perché anche è comodo, e poi andiamo ad uscire dal cristallo successivo. Prendiamo gli altri 3 cristalli e andiamo a inserirci in questo cristallo che va verso l'alto, che è del fiorellino precedente, poi nel cristallo dal quale stiamo uscendo, e adesso andiamo ad uscire dal cristallo successivo, che praticamente è quello che precede la rocaia 11.0. Tiriamo il filo. Ma arrivati a questo punto, dobbiamo comunque fare questo stesso passaggio ancora, quindi prendere 3 cristalli cinesi 3x4 e andarci a inserire nel cristallo precedente, nel cristallo dal quale stiamo uscendo, e poi attraversiamo la rocaia 11.0 e il cristallo successivo. E ci troviamo così. Tiriamo bene comunque il filo e ci ritroveremo così. Come vi dicevo, questi passaggi non li abbiamo assolutamente ripassati. Adesso stiamo uscendo da questo cristallo 3x4, da questo cipollotto 3x4, che è l'ultimo che abbiamo di quelli che abbiamo messo nell'inserimento iniziale. Abbiamo formato 8 fiorellini. Cosa facciamo in questo momento? Facciamo attenzione, siamo vicini al cristallo più grande, a quello che è 4x6 mm, e quindi dobbiamo mettere prima di tutto uno di quelli e poi dobbiamo mettere 2 cristalli 3x4. Quindi prima il cristallo 4x6, questo di quest'altro colore, questo più grande, e poi 2 dei 3x4. Perché questo? Perché noi in questo giro andremo a mettere il cristallo qui, adesso vedrete si sistemerà, e poi abbiamo già 2 cristalli sul lavoro, quindi in tutto devono essere 5, 2 li abbiamo qui e 3 li abbiamo qui in tutto. Andiamo a inserirci nel cristallo, sempre quello che si trova verso l'alto del fiorellino precedente. Poi andiamo in quello dal quale stiamo uscendo,
E in questo caso però non andiamo oltre, usciamo da questo cipollotto qui che è l'ultimo dei 3x4 e come vedete andiamo dal basso verso l'alto. Perché questo, tiriamo il filo, intanto inizierà a chiarirsi meglio la situazione, ci troveremo così. Si è formato l'altro fiorellino, ma è un fiorellino che ha al suo interno appunto un cristallo più grande. Per questo motivo, solo questi passaggi dove ci sono i cristalli più grandi li ripassiamo ed è per quello che non sono uscita direttamente da lì. Lo ripassiamo, lo facciamo insieme. Ripassiamo in questo cristallo e poi in questo. E adesso possiamo invece andare ad uscire direttamente dal cristallo 4x6, da questo cristallo qui. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Ci ritroviamo così. E adesso però siamo vicini a questo cristallo ancora più grande, il nostro più grande che è 6x8 mm, e quindi lo mettiamo già sul lago, ma dobbiamo mettere poi altri due cristalli 4x6 mm perché dobbiamo completare il fiorellino e quindi avremo. Questo ce lo siamo perso, eccolo qui. Avremo il cristallo più grande, quindi 6x8 mm, i due che sono 4x6 mm, e qui abbiamo gli altri due, tre qui e due qui, formano in tutto sempre il fiorellino di 5. Usciamo però dal cristallo stesso dal quale stiamo uscendo con il filo dall'alto, ma noi andiamo dal basso verso l'alto. E usciamo da qui perché anche questo passaggio che ha queste, come dire, questi cristalli così grandi lo dobbiamo ripassare proprio perché diciamo sono cristalli un po' pesanti, ma anche perché io ho fatto così nel prototipo, ho provato questa volta ancora più, come dire, più possibili, diciamo, soluzioni e quindi questa è la migliore, ripassando solo questi passaggi. Adesso possiamo uscire dal cristallo successivo, che è quello proprio grande, che è quello 6x8. Tiriamo il filo, adesso si chiarirà meglio la situazione. Ecco, si è formato l'altro fiorellino di 5, come dire, cristalli, benché di dimensioni diverse. Adesso dobbiamo formare il fiorellino centrale. Abbiamo due cristalli grandi, tra virgolette, sul lavoro. Aggiungiamo semplicemente tre cristalli grandi, questi che sono i 6x8 mm. Eccoli qua, andiamo a inserirci ovviamente qui nel cristallo più grande che abbiamo sul lavoro, che va verso l'alto, poi anche nel cristallo quello che avevamo già nella, come dire, nell'inserimento iniziale, tiriamo il filo e a maggior ragione usciamo di qui perché come vedete è proprio necessario in questo caso, secondo il mio parere, insomma, secondo le prove che ho fatto, ripassare in questi cristalli grandi. Ripassiamo e andiamo ad uscire da questo adesso cristallo, dal cristallo 4x6 mm. Tiriamo il filo. Ci troveremo così. Adesso stiamo uscendo da questo punto, dal cristallo 4x6. Dobbiamo mettere sul lago tre cristalli 4x6 perché sempre sul lavoro avremo questo qui. Questo qui sono due e tre sul lago fanno in tutto 5. Andiamo a inserirci nel cristallo questo qui che si trova sempre quello verso l'alto del fiorellino precedente. Andiamo ad uscire, poi andiamo a inserirci nel cristallo quello dal quale stiamo uscendo, ma dal basso verso l'alto e usciamo in questo caso perché dobbiamo, come abbiamo detto, ripassare i passaggi quelli con i cristalli grandi. Abbiamo fatto il ripasso, andiamo ad uscire dal cristallo successivo. Adesso stiamo uscendo da questo cristallo, ovviamente dobbiamo completare il giro. Quindi questa volta sul lavoro avremo già tre cristalli e quindi avremo questo 4x6 e questi 3x4, quindi questo che abbiamo già attraversato e poi attraversiamo anche questo che è quello del fiorellino col quale noi andremo a congiungerci. E infatti qui aggiungiamo due, solo due cristalli 3x4 mm, cristalli cinesi. Eccoli, e andiamo a inserirci qui, in questo che è sempre il cristallo del fiore precedente che va verso l'alto.
Tiriamo il filo giusto per un po' di chiarezza, poi andiamo a inserirci qui in questo cristallo che abbiamo sul lavoro, sulla nostra, come dire, inserimento iniziale. Poi andiamo a ripassare, ma nel senso che riscendiamo qui in quest'altro cristallo che avevamo già effettivamente attraversato, e poi andiamo a scendere qui in questo cristallo qui. A questo punto, questa parte la ripassiamo un attimo. Stiamo uscendo, vedete, da questo cristallo, che sono praticamente questo qui della coppia. Ci sono questi due che vengono appena prima di quelli più grandi, no? Di quelli 4x6. Ma tra questi due che fanno parte del contorno esterno, mettiamo una Rokai 110 e andiamo nel cristallo successivo. Poi prendiamo adesso invece le Rokai 80 e quindi prendiamo una Rokai 80 e ci andiamo a inserire nel cristallo 4x6 mm. Di nuovo prendiamo una Rokai 80 e ci andiamo a inserire nel cristallo 4x6 mm. Prendiamo una Rokai 80 e ci andiamo a inserire nel cristallo 6x8 mm. Prendiamo un'altra Rokai 80 e ci andiamo a inserire nel cristallo 6x8 mm. Ancora 80 e andiamo nel cristallo successivo. Sono tutti cristalli che si trovano lungo il bordo. Prendiamo un'altra Rokai 80 e andiamo a inserirci nel cristallo successivo che è 4x6 mm. E poi prendiamo un'altra Rokai 80 e ci andiamo a inserire nel cristallo 3x4, nel primo cristallo 3x4. Facciamo attenzione perché questa parte è diversa. Effettivamente è, secondo me, uno dei passaggi importanti che è servito per da rendere davvero stabile il Girandaround Reloaded, e cioè di mettere la Rokai non qui tra le coppie, ma all'interno della coppia stessa di questi cristalli di uno stesso fiorellino. E quindi andiamo avanti, e perché adesso abbiamo finito questa parte con gli 80, dobbiamo mettere la 110. E infatti prendiamo una Rokai 110 e andiamo a inserirci qui nel cristallo successivo, ma anche in quello che viene dopo, che è il primo del fiorellino successivo, nel quale infatti noi non andremo a inserire nessuna Rokai. Quindi ci troviamo qui nell'ambito del secondo, tra virgolette, fiorellino, anche se qui c'è sempre la distinzione tra i fiorellini tutti di cristalli 3x4 e quello invece che ha l'intruso, diciamo, il 4x6. Ma in ogni caso andiamo avanti, mettiamo l'altra Rokai 110 qui tra i cristalli di uno stesso fiorellino, andiamo invece nell'altro successivo senza aggiungere nulla. Dopo daremo un'occhiata d'insieme. Prendiamo un'altra Rokai e ci andiamo a inserire sempre nel cristallo successivo, ma anche in quello che viene dopo. Prendiamo ancora un'altra, scusate, Rokai, e andiamo invece nel cristallo successivo, e poi attraversiamo anche il cristallo che viene dopo senza aggiungere nulla. Ci ritroveremo così, abbiamo messo 4 Rokai 110, mettiamo la quinta Rokai 110 e adesso andiamo ad uscire dal cristallo successivo, perché qui c'è da fare attenzione, e cioè in pratica noi da questo punto qui, che è quello che corrisponde al centro del nostro orecchino, e per accertarcene dobbiamo fare questo, cioè contare i cerchietti che abbiamo da questa parte, i fiorellini, compreso questo, a questo punto, che è quello con l'intruso. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto, che è la metà esatta del nostro Girlanda Round Reloaded, mettiamo tra questo fiorellino e questo fiorellino, facciamo un'eccezione e mettiamo una Rokai 110, anche perché questo è il punto in cui noi agganceremo il perno. Eventualmente, se voi pensate di non realizzare il perno come lo faremo noi dopo col cristallo, qui aggancerete comunque l'anellino, qui aggancerete la monachella,
infilandovi sotto la rocaia in questo spazio. Noi poi invece ci andremo ad agganciare, per chi decide di realizzare il perno con i rivoli, comunque a questa rocaia qui, che è fondamentale sia per mantenere l'equilibrio tra interno ed esterno, sia per questo motivo che vi stavo appunto spiegando, cioè l'aggancio del perno. Ora, da questa rocaia, da questo cristallo qui, mettiamo un'altra rocaia 11.0 e andiamo a inserirci nel cristallo successivo, ma a questo punto anche in quello che viene dopo, senza aggiungere nulla. E quindi abbiamo questa rocaia, prendiamo un'altra rocaia e andiamo nei due cristalli successivi, prendiamo un'altra rocaia, sempre 11.0, e andiamo nei due cristalli successivi, prendiamo un'altra rocaia e andiamo nei due cristalli successivi. E poi qui abbiamo già la rocaia che avevamo aggiunto per prima. Quindi andiamo ad uscire da questo punto e dovremo fare il giro, perché proseguiamo comunque nei cristalli che abbiamo di seguito, perché dobbiamo fare il giro di ripasso. Semplicemente lo possiamo fare insieme o lo possiamo fare separatamente, però la cosa importante che vi voglio far notare è che, considerando questa rocaille che abbiamo messo, scusatemi, tra i due fiorellini, questa rocaille centrale, questa qui, che è un'eccezione, che abbiamo messo la rocaille tra un fiorellino e l'altro, a parte questo, in tutto avremo 5 rocaille da questa parte, 5 rocaille 11.0 e 5 rocaille 11.0 dall'altra, più questa, in tutto saranno 11. Perché questa è l'eccezione, è quella centrale, quella a cui agganciamo il perno. Per il resto 5 di qua e 5 di qua. Quanti sono tra l'altro i fiorellini, però contando questa volta anche questi qui con il cristallo, per non stare a fare quella differenza che avevo fatto nel primo, diciamo in quell'altro tutorial del Ghirlanda Round, creando forse anche confusione. Ecco, in realtà c'è sempre lo spazio per migliorarsi, perché assolutamente la perfezione non esiste ed è anche, diciamo, stressante rincorrerla, però si possono comunque migliorare le cose che facciamo. Quindi adesso ripassiamo e possiamo anche chiudere il lavoro, perché poi nel momento in cui andiamo a fare il perno, in quel caso con il filo che ci resta del perno, come dire, andremo a agganciarci a questo orecchino. Solo per completezza ripassiamo insieme, eventualmente, come vi dicevo, ero indecisa. Ci tengo che il video non duri tantissimo, perché davvero fatto con questo metodo è molto più semplice realizzarlo, ma anche più comodo, perché noi siamo abituati, come vi dicevo, ad andare in cerchio nella lavorazione, non magari a creare un qualcosa di, come dire, di lineare e poi chiuderlo. Ecco, è più semplice e più pratico così. Semplicemente ripassiamo. Vi ricordo che appunto noi qui abbiamo, dall'altra parte abbiamo iniziato il giro, quindi adesso facciamo questo ripasso così insieme. È ovvio che permangono, diciamo, le difficoltà che ci possono essere da casi in cui i propri cristalli, per esempio, siano particolarmente stretti. Vedete, questi miei sono abbastanza, come dire, consistenti, ecco. Però sostanzialmente con questo metodo siamo veramente più tranquilli, anche perché io l'ho realizzato già, questo è il terzo, credo, colore questa volta, insomma, anche se anche l'altra volta avevo fatto tante prove, ma adesso queste più le prove precedenti, direi che potremmo stare più tranquilli. Facciamo solo un giro di ripasso, perché poi alla fine non bisogna neanche stringere troppo all'esterno, se no che succede? Che si incurva qui, poi la parte esterna diventa più stretta a forza di stringere. No, lo ripassiamo una volta soltanto, perché quella sì è necessaria, come dire, indispensabile, ecco, fare almeno un giro di ripasso. In questo caso ne faremo appunto proprio solo uno. Assicuriamoci di, come dire, di oltrepassare, di attraversare tutte le perline, perché nel caso in cui dovessimo saltarne una, anche in quel caso si potrebbe creare uno scompenso nel giro, perché andrebbe il filo a tirarsi di più. Invece, facendo così, eccolo qua,
sempre non è rigidissimo, ma almeno stavolta ci sono meno probabilità che non venga piatto. Ed ecco qui la dimostrazione. Davvero, io sono più tranquilla, altrimenti avrei lasciato le cose così come erano, senza insomma andare ad ammettere anche, tra virgolette, di aver fatto qualcosa di impreciso, ecco. Per questo mi sono impegnata, perché io ho anche la responsabilità sul vostro tempo e mi dispiace, insomma, che facciate un lavoro, comunque vi impegnate senza ottenere un buon risultato. Per questo ho fatto questo reloaded. Ecco qui. Sto facendo i due nodi per come li faccio io, ovviamente. Anzi, non stanno neanche riuscendo bene perché ho, come dire, fatto qui impigliare il filo, risolvo questo problema. Ecco, già che ci siamo, facciamo qualcosa di davvero, come dire, sincero. Non taglierò questa parte in cui si è formato il nodino, perché vi voglio dire di tenere, ma sicuramente lo farete già voi, sempre a disposizione un ago più spesso, proprio quelli da cucito, quello appuntito doppio. Guardate questo mio, perché è con quello, è solo con quello che i nodi si possono sciogliere, altrimenti diventa davvero scomodo con i nostri aghi, quelli sottili, sciogliere eventualmente dei nodi. Ma sicuramente è una pratica che avrete già messo in atto, sicuramente, appunto. Io proseguo ancora un po'. Giusto perché, appunto, una volta fatti i due nodi, bisogna proseguire per allontanarsi dal nodo e quindi poi taglierò il filo. Così poi vi metterò sotto la divisione in capitoli e da questo momento in poi potreste decidere di non seguire più il tutorial, perché magari metterete un perno normale, normalissimo, che si può trovare in commercio, e invece, nel caso in cui vogliate farlo con me, potrete proseguire. E incastoniamo il cristallo da 12 mm col solito metodo che avete visto spesso ultimamente qui sul canale. Questa è il ghirlanda Round Reloaded. Eccolo qui. Eccolo qui. A tra poco. Per incastonare i rivoli mettiamo sull'ago 7 rocaille 8-0 alternate a 7 cristalli cinesi 3x4 mm. Portiamo tutto quasi alla fine del filo, che ho tagliato di 80 cm, chiudiamo a cerchio e ci rivediamo qui tra un po'. Terminato il giro, ci ritroveremo così con il nostro cerchietto. Ci portiamo ad uscire da una rocaille 8-0, mettiamo sull'ago 5 rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 8-0 successiva. Così tiriamo il filo, avremo l'archetto di 5 rocaille e lo rifacciamo per tutto il giro. Ci rivediamo qui tra un po'. Terminato il giro ci ritroveremo così e sono andata con il filo ad uscire dalla terza rocaille dell'archetto di 5, quindi dalla rocaille centrale, e mettiamo sull'ago questa volta 3 rocaille 11-0. Eccole, e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Tiriamo il filo e lo rifacciamo per tutto il giro. Andiamo a inserirci con le ultime tre rocaille nella rocaille dalla quale siamo partiti, che è questa qui, quella centrale del primo archetto che avevamo realizzato, e usciamo intanto da questa rocaille chiudendo il giro con le tre rocaille, l'inserimento delle tre rocaille, e poi attraversiamo anche solo due rocaille dell'archetto di 3, in maniera tale da uscire dalla rocaille centrale, quindi di questi archetti di 3. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così, ma non tiriamo troppo. Prendiamo una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Io giro per farvi vedere meglio e andiamo a inserirci qui con la rocaille che stiamo aggiungendo nella rocaille centrale dell'archetto di 3. Prendiamo un'altra rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto di 3 successivo. Così. Tiriamo un po' il filo, proseguiamo l'inserimento di una sola rocaille per tutto il giro e ci rivediamo qui tra un po'.
Ecco, anche qui un momento un pochino delicato, quello in cui andiamo a congiungerci con il punto in cui insomma abbiamo inserito la prima rocaia. Infatti, vedete, andiamo qui a inserirci nella rocaia centrale dell'archetto, che poi è anche quella da cui eravamo partiti, e questa invece è la prima rocaia aggiunta che andiamo comunque ad attraversare. Tanto adesso quest'ultimo giro dovremo ripassarlo, ma prima di farlo andiamo a prendere il nostro rivoli. Prendiamo il rivoli da 12 mm, eccolo qui, lo mettiamo con la parte brillante verso il basso, tiriamo il filo, ma non tiriamo ancora del tutto perché dobbiamo prendere il nostro perno e andarci a inserire qui sotto. In particolare andremo sotto l'archetto questo di 3, andiamo a inserirci con vedete, con il bastoncino, diciamo, del nostro perno, e siamo in corrispondenza della rocaille 8-0. Capovolgiamo un po' il perno con delicatezza e quindi avremo inserito il perno. Tiriamo il filo, anzi tiriamo in questa direzione il filo, andiamo a stringere e poi dovremo ripassare in tutte queste rocaille, tutte queste, quindi quella di punta dell'archetto di 3 e la rocaille aggiunta. Ripassiamo e poi dobbiamo fare ancora un altro tipo di ripasso particolare, ma ci vediamo qui tra un attimo. Ecco, terminato il giro di rinforzo, ci ritroveremo così. In effetti, siccome è un pochino morbida, diciamo, questa incastonatura, ci conviene fare un altro tipo di ripasso anche, e cioè usciamo da una delle rocaille dell'archetto di 3 e andiamo a inserirci qui in queste rocaille seguendo gli incroci degli archetti. E quindi andremo a trovarci in questo punto. Poi, ecco, facciamo questo ripasso e poi dopo vi dirò come attaccarci, diciamo, come attaccare questo perno all'orecchino principale. Ma intanto facciamo questo. Usciamo da qui, questo è l'archetto di 5 originario, e andiamo direttamente nell'archetto accanto. Vedrete che tutto si compatterà un po' meglio. Andiamo qui in questa rocaille e poi andiamo, che è quella di punta, diciamo, dell'archetto di 5, poi riscendiamo giù e poi invece risaliamo su. Vi ricordate come facevamo anche questo tipo di ripasso? Ma in realtà era un modo per andarci a posizionare nel giusto punto senza troppi sforzi, e questo lo facevamo nelle altre incastonature, quelle della serie meteorologica, dove, come vi ricorderete, abbiamo incastonato in pratica gocce, rettangoli e l'ovale e anche il rivoli da 14. Faremo questo. In questo caso lo utilizzeremo come metodo per ripassare, quindi tiriamo un po' il filo, questi archetti che andranno quindi a stringere meglio il rivoli da 12, che effettivamente è anche abbastanza sottile, ecco, per questo ci balla un po'. Io vi direi che se non avessimo dovuto mettere il perno, e tra l'altro questo perno che ho io, che comunque è di 8 mm, avrei fatto un modo diverso, diciamo, avrei chiuso questa incastonatura in maniera diversa, che vi spiego anche adesso tra pochissimo. Però ecco, noi dovendo inserire il perno abbiamo dovuto necessariamente fare così. Vi assicuro che ho provato a fare diversamente prima di procedere col tutorial. Ecco, prima di terminare, stavo ripassando appunto l'altro modulo, vi volevo far vedere appunto la versione del cristallo da 12 incastonato semplicemente con archetti di 5 e di 2. In questo caso è ben stretto, ma come vedete qui era una prova che stavo facendo, non ho incastonato il perno, quindi in questo caso possiamo fare anche così, ve lo volevo solo far vedere. Ecco, ma torniamo al nostro perno, quello che ci serve adesso. Quindi cosa facciamo? Io ho ripassato, come vi dicevo, come stavo facendo, però a un certo punto dobbiamo ritornare qui nel cerchio, quello centrale, quello delle rocaille, no? Che abbiamo stretto prima. Perché noi, nel punto poi dal quale dobbiamo agganciarci all'orecchino, dobbiamo andarci a trovare arrivando dall'alto. Quindi ritorniamo su tra queste rocaille che abbiamo qui centrali e poi ridiscendiamo giù attraverso sempre le rocaille d'incrocio dell'archetto. Attraverso quelle dobbiamo spostarci e andiamo in questo punto in particolare, che vi faccio vedere bene tra poco, e cioè qui andiamo ad attraversare questa rocaille e non anche la successiva. Quindi andiamo ad uscire da questo punto qua, che è la rocaille penultima prima di arrivare, diciamo, di avvicinarci al cristallo cinese. Quindi qui, da questa rocaille qui, lasciamo ancora un'altra rocaille libera, e da questo punto noi intanto andiamo a fare un mini cappietto di 3 rocaille.
prendiamo queste tre rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille corrispondente dall'altra parte, qui sulla destra. Quindi questa rocaille qui, non quella vicino proprio al cristallo, ma quella successiva. Andiamo qui a inserirci, si formerà questo mini cappietto di tre rocaille. Ora attraversiamo la rocaille centrale e poi ripassiamo questo cappietto. Vediamo se riusciamo a farlo insieme. Qui giro un po' per comodità, così anche forse riuscite a vedere meglio. Ah, a proposito, in che punto andiamo a fare questo cappietto? Adesso lo guardiamo meglio insieme perché ho dimenticato di dirlo, ma diciamo è abbastanza, come dire, naturale in questo punto, cioè il punto opposto a quello in cui abbiamo il perno. E adesso lo vediamo meglio. Ma ripassiamo, come vi dicevo, questo cappietto, non solo lo ripassiamo, ma andiamo ad uscire dalla seconda rocaille di questo mini cappietto di tre rocaille. Ora, qual è il punto in cui ci troviamo? Ho mancato di dire il punto in cui siamo scesi giù. Guardate, qui abbiamo la rocaille 8,0, il perno in corrispondenza della rocaille 8,0. Siccome i cristalli sono dispari, scendendo giù verticalmente, noi qui avremo il cristallo cinese 3x4, il cipollotto in corrispondenza della rocaille, questa che si trova in corrispondenza a sua volta del perno. Quindi da qui, sotto questo cipollotto qui, dobbiamo andare ad uscire a fare il cappietto. Ecco qua. E adesso vediamo come agganciarci all'orecchino. Ecco, abbiamo il nostro orecchino, abbiamo la nostra famosa rocaille che abbiamo messo al centro dell'orecchino in corrispondenza dei cristalli grandi, quindi alla metà vi ricordate qui abbiamo i 5 cerchietti, diciamo, di cristalli 3x4, gli altri 5 da questo lato, qui abbiamo la rocaille centrale. A questo punto, siccome con il filo qui stiamo uscendo verso sinistra, andiamo a inserirci in questa rocaille senza aggiungere niente. Qui nella rocaille centrale andiamo a inserirci così e poi tiriamo il filo e si avvicinerà il nostro perno. Poi dall'altra parte, senza aggiungere nulla, ovviamente andiamo a inserirci nella rocaille centrale del nostro mini cappietto di tre rocaille, così. Perché vi assicuro che in questo modo il perno starà bene, anche se si girano questi orecchini, non c'è problema, tanto sono identici dal davanti e dal retro. Ripassiamo un'altra volta questo cappietto e poi possiamo proseguire lungo il bordo dell'orecchino, fare due nodi, proseguire ancora a tagliare il filo. Vi dicevo perché facciamo questo, perché non aggiungiamo nessuna rocaille, lo facciamo perché noi non dobbiamo andare a disturbare nemmeno con le rocaille laterali qui a un lato e l'altro che, come vi ho fatto vedere nell'altra prova, avevo messo, non andremo a disturbare proprio la linea dell'orecchino, in maniera tale che non ci sia una, come dire, una pressione in questo senso che faccia dilatare, che faccia, come dire, diventare eccedente poi il lato esterno. Ok, quindi ci rivediamo tra un attimo. Ed ecco, questi sono i Ghirlanda Round Reloaded terminati. In coppia gli orecchini sono sempre più belli, vero? E poi ecco qui il perno sempre obliquo perché vedrete staranno bene indossati. Eccoli qua. Io spero che vi piacciono, spero che vogliate ributtarvi con me in questa avventura. Ovviamente vi chiedo di fidarvi di me, come vi ho già detto. E poi fatemi sapere, mi raccomando, come va. In ogni caso, nel caso in cui li rifacciate, taggatemi così appunto possiamo guardare insieme il risultato di questa nuova versione del tutorial. Vi ringrazio tantissimo e vi do l'appuntamento alla prossima idea.